Il proemio del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Il proemio è una specie quasi di lettera di dedica. Infatti, il libro è dedicato a Ferdinando II de' Medici, granduca di Toscana dal 1621. Quindi, mentre ricordate, Nuncius Desiderius era dedicato a Cosimo II de' Medici, poi Cosimo era morto, al suo posto, e quindi era diventato granduca di Toscana, Ferdinando II de' Medici, dedica a lui questo dialogo con un proemio al discreto lettore. Attenzione, questo proemio fu concordato da Galilei con il maestro del Sacro Palazzo, il domenicano Niccolò Riccardi. Tanto che addirittura non sappiamo fino a che punto quello che è scritto in questo proemio l'ha scritto effettivamente Galilei, oppure non è anche opera di questo tale domenicano. Questo fa parte di tutti quegli espedienti, accorgimenti che utilizzò Galilei perché questo dialogo fosse pubblicato, fosse stampato e non fosse osteggiato dalla curia. Quindi addirittura si mise insieme con un prete, insomma, a fare questo proemio, proprio per poter ottenere un favore, insomma. Poi però le cose non andarono come pensava Galilei. Come ben sappiamo, infatti, nel 1633 il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo fu messo all'indice e lui fu condannato e fu costretto ad abiurare. Sappiamo queste cose perché le abbiamo studiate, insomma, quando abbiamo studiato, insomma, la biografia, di Galilei. Nel proemio Galilei racconta la genesi dell'opera, riconosce che in essa prende le parti della teoria copernicana, ma solo come ipotesi matematica. Ecco, infatti, solo in questo modo, no? Continua, ribadisce anche durante il processo, vi ricordate, no? Questo concetto. Cioè che lui espone la teoria copernicana solo come un'ipotesi. Ma è evidente comunque che nel corso del dialogo è l'ipotesi abbracciata sostanzialmente dallo scrittore. Fa un brevissimo riassunto degli argomenti della seconda, della terza e della quarta giornata. Il dialogo è diviso in 4 giornate. In questo proemio si fa la sintesi della seconda, della terza e della quarta e non si dice niente della prima. Vabbè, insomma, cosa volete? Magari questo può essere dovuto al fatto che ha rimaneggiato, rivisto, magari scritto la prima dopo le altre giornate. Spiega la scelta del genere dialogico, perché ha scelto di scrivere un dialogo e non un trattato sopra i sistemi del mondo. Infine delinea brevemente i tratti dei tre personaggi del dialogo, i due personaggi reali che sono Salviati e Sagredo, Sagredo è il moderatore, e invece il personaggio fittizio che è Simplicio. Al discreto lettore, cioè al lettore che usa la testa, questo che è il proemio è dedicato al lettore che deve essere in grado di utilizzare la sua capacità critica. Si promulgò agli anni passati in Roma un salutifero editto, un editto utile alla salvezza delle anime, è il Decretum del 5 marzo 1616, in cui la Sacra Congregazione dell'Indice proibiva le opere di Copernico e di tutti i copernicani. Dicevamo, si promulgò questo editto che per ovviare a pericolosi scandoli dell'età presente imponeva opportuno silenzio all'opinione pittagorica della mobilità della Terra. Che la Terra si muovesse, non è che l'ha detto per primo Copernico, anche degli antichi la pensavano in questo modo, per esempio Pitagora, appunto, diciamo, Aristarco di Samo. Anche se il sistema pitagorico non è del tutto assimilabile a quello copernicano. Non mancò chi temerariamente asserì quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata. E si udirono querele che consultori totalmente inesperti delle osservazioni astronomiche non dovevano con proibizione repentina tarparlale agli intelletti speculativi. Ci fu questo decreto da parte della Chiesa e molti comunque dissero che questo decreto non era venuto fuori da un esame ponderato, ma era frutto di un pregiudizio dettato dalla passione e dall'ignoranza, la passione poco informata, quindi non basata su informazioni, quindi su nozioni precise. E ci furono anche alcuni che si lamentarono, si udirono querele, perché affermarono che
gli uomini, cioè gli appartenenti al Sant'Uffizio, detti consultori del Sant'Uffizio, perché decidevano, prendevano delle decisioni, da consultum latino, che vuol dire decisione. Del tutto ignari di osservazioni astronomiche, loro non dovevano tarpare le ali ai ricercatori scientifici e filosofici, gli intelletti speculativi, con una proibizione repentina, improvvisa, non sufficientemente fondata. Non poté tacere il mio zelo in udir la temerità di si fatti lamenti. Guardate un po', Galilei prende, cioè, le difese di quella, di quel decreto, di quell'editto del Sant'Ufficio. No, io non ero d'accordo con quelli che criticavano le decisioni del Sant'Ufficio. Assolutamente no. Non poté tacere il mio zelo in udire la temerità di si fatti lamenti. Quindi l'imprudenza di queste lamentazioni. Il mio zelo, il mio amore per il bene. Giudicai come pienamente istrutto di quella prudentissima determinazione. Capite? Cioè, sta iniziando un libro in cui praticamente prende le parti della teoria copernicana e all'inizio dice: no, ma io assolutamente non abbraccio la teoria copernicana, anzi, sono d'accordo quando il Sant'Uffizio l'ha bollata, l'ha ripudiata con quell'editto. Capite? Come doveva, era una situazione storica, politica, un ambiente che, come dire, per cui dovevi cercare di giocartela, ecco, in un modo particolare, dovevi presentare le tue idee, non potevi presentare in un modo diretto, capite? Giudicai come pienamente istrutto di quella prudentissima determinazione comparir pubblicamente nel teatro del mondo come testimonio di sincera verità. Quindi io ritenni che quella cosa che era stata decisa da Sant'Uffizio era stata decisa con fondamento, era una decisione assolutamente saggia, assennata. Nel teatro del mondo è un'espressione che si usava spesso nel corso del Seicento, perché nel Seicento erano soliti teatralizzare tutto, no? Ed il teatro, proprio abbiamo visto, una forma di spettacolo peculiare, insomma, che comunque nel Seicento assume un rilievo straordinario. Mi trovai allora presente in Roma. Ero appunto presente a Roma. Ebbi non solo udienze, ma ancora applausi dei più eminenti prelati di quella corte. È vero che lui, per esempio, proprio nel 16, più e più volte parlò, ebbe incontri, conversazioni con i prelati, ricordate il cardinale Bellarmino? Né, senza qualche mia antecedente informazione, seguì poi la pubblicazione di quel decreto. Ecco, infatti, al 16 risale anche l'ammonizione che ebbe Galilei. Quindi in quello stesso 16 furono ritenute dannose le teorie copernicane, i libri, eccetera, eccetera. E Galilei fu semplicemente ammonito di non seguitare a. Ora in questo proemio dice: hanno fatto bene ad ammonirmi. Giusto, io ero d'accordo, sono contento, no? Perché anche io, insomma, stavo semplicemente presentando delle ipotesi, no? Pertanto il mio consiglio nella presente fatica è mostrare alle nazioni forestiere che di questa materia se ne sa tanto in Italia. Questo comunque è vero, che in Italia gli studi scientifici fossero avanti rispetto all'estero, questo era vero. E comunque Galilei è sempre molto critico nei confronti di Keplero, l'altra grande figura di scienziato che era suo contemporaneo e che portava avanti degli studi, che del resto noi, in un certo senso, noi moderni, mettiamo insieme e valorizziamo sia gli studi di Galileo e sia gli studi di Keplero, li finalizziamo quella che è stata poi la ricerca scientifica ulteriore che ha portato a ulteriori dimostrazioni che erano vere, certe cose che dicevano l'uno e che diceva l'altro. Loro due invece, fra di loro, non si potevano vedere e continuavano a beccarsi l'uno con l'altro. E particolarmente in Roma, quanto possa mai avere immaginato la diligenza oltremontana. Vuol dire quindi che in Italia, e segnatamente a Roma, l'indagine scientifica, insomma la ricerca scientifica, era andata avanti parecchio. E raccogliendo insieme tutte le speculazioni proprie intorno al sistema copernicano, far sapere che precedette la notizia di tutte alla censura romana e che escono da questo clima non solo i dogmi per la salute dell'anima, ma ancora gli ingegnosi trovati per le delizie degli ingegni.
Ecco allora, il secondo obiettivo di Galilei è far sapere che la conoscenza delle scoperte astronomiche, la notizia di tutte, precedette la censura, quindi la censura non fu dettata da ignoranza, e che da questa parte del mondo il clima, cioè si intende praticamente l'Italia e Roma, escono non solo i dogmi per la salvezza dell'anima, cioè Roma è il centro della spiritualità cristiana, quindi diciamo così, della religione cristiana. Ma lui dice, no, non solo è un centro religioso, ma anche le scoperte, i trovati ingegnose che provocano il diletto degli uomini ingegnosi, ecco, per le delizie degli ingegni, anche questi vengono da Roma. Quindi a Roma non si discute solo di materia teologica, no? Ma anche di materia scientifica. A questo fine ho presa nel discorso la parte copernicana, procedendo in pura ipotesi matematica. Ecco quindi che adesso, in questo dialogo che sta iniziando, in questo testo, io ho sostenuto l'ipotesi copernicana, che però solamente, puramente è un'ipotesi. Galilei afferma di aver fatto proprio la posizione ecclesiastica. Dal 1620, infatti, il De Revolutionibus di Copernico poteva essere nuovamente diffuso, proibito nel 1616, di nuovo diffuso nel 1620, ma a condizione di correggere quei luoghi in cui il sistema copernicano risultasse affermatore di realtà e di verità, e non una costruzione matematica meramente ipotetica, come hanno scritto gli studiosi Besomi e Helbing. Quindi dicevamo, io presento solo come ipotesi, no? Teoria copernicana come un'ipotesi, cercando per ogni strada artificiosa di rappresentarla superiore, non a quella della fermezza della Terra assolutamente, ma, secondo che si difende da alcuni che di professione per i patetici ne ritengono solo il nome contenti, senza passeggio di adorare l'ombre, non filosofando con l'avvertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principi malintesi. Se la prende stavolta con quelli che fanno gli aristotelici, i peripatetici. Però, prima di tutto, non vanno a passeggio come facevano gli aristotelici. Infatti, il termine peripatetico etimologicamente vuol dire quelli che passeggiano. Infatti, gli studiosi, gli amici di Aristotele, no? Amavano conversare passeggiando, e per questo motivo appunto erano stati chiamati peripatetici. Ma soprattutto, qui è appunto il cuore, no? Questi tali, come dire, prendono queste quattro idee, quattro principi malintesi, non li capiscono neanche tanto bene, questi aristotelici, che sono aristotelici solo di nome. E quindi lui dice, io adesso vi presento questa teoria copernicana, che non è superiore rispetto alla teoria aristotelica della tesi dell'immobilità della Terra, in senso assoluto, ma è superiore rispetto agli argomenti avanzati da questi tali aristotelici e peripatetici, che invece sono delle quattro calzette, insomma, valgono ben poco, insomma, non so come spiegare, insomma, valgono quattro soldi questi peripatetici qua. Come dire, io non sono contro Aristotele, ma sono contro l'aristotelismo becero di questi tali che sono incarnati nel dialogo da Simplicio, questo appunto questo aristotelico peripatetico che mostra il fianco sempre alle critiche di Salviati e anche di Sagredo, che sarebbe il moderatore. Tre capi principali si tratteranno, io tratterò in questo libro di tre questioni, di tre argomenti. Sono gli argomenti svolti nella seconda, nella terza e nella quarta giornata. In realtà poi le giornate saranno quattro, però questo proemio parla solo di questi tre. Prima cercherò di mostrare tutte le esperienze fattibili nella Terra essere mezzi insufficienti a concludere la sua mobilità, ma indifferentemente potersi adattare così alla Terra mobile come ancoquiescente. Come dire, appunto quello che accadrà infatti nella seconda giornata. Nella seconda giornata, come abbiamo detto anche prima, incomincia a spiegare che tutte le obiezioni che vengono avanzate al movimento della Terra sono infondate. E quindi, se è vero che magari non è ancora diciamo dimostrata la
la mobilità della Terra, insomma il movimento della Terra. È vero che potrebbe essere, ecco, lui presenta come ipotesi, sono due ipotesi, no? La Terra potrebbe essere mobile come anche quiescente, potrebbe essere in movimento così come potrebbe essere anche ferma. Quindi si tratta di una questione che deve essere indagata appunto con il metodo scientifico, con la ricerca scientifica. E spero che in questo caso si paleseranno molte osservazioni ignote all'antichità. E antichi pensavano così, avevano dato per scontato che la Terra fosse ferma, perché non era andata avanti la scienza, perché noi adesso abbiamo delle dimostrazioni ulteriori, e infatti nella seconda giornata parla della pietra gettata da un albero di una nave, di un proiettile lanciato da una colubrina, tutte cose, osservazioni, insomma, che gli antichi non avrebbero potuto fare, no? E che noi invece abbiamo fatto, e che portano a dire che queste ipotesi possono essere ammesse entrambe, sono plausibili entrambe, sia quella della Terra in movimento e sia quella della Terra ferma. Secondariamente si esamineranno i fenomeni celesti, rinforzando l'ipotesi copernicana come se assolutamente dovesse rimanere vittoriosa, aggiungendo nuove speculazioni, le quali però servono per facilità d'astronomia, non per necessità di natura. Secondariamente, che poi in realtà non è secondariamente, abbiamo detto, ma è nella terza giornata del dialogo, si esamineranno i fenomeni celesti, quindi il moto anno della Terra attorno al Sole, insomma l'ipotesi copernicana, come se dovesse essere davvero vittoriosa, aggiungendo nuove speculazioni, nuove osservazioni, nuovi ragionamenti, le quali però servono per facilità di astronomia, non per necessità di natura. Queste osservazioni, questi argomenti portati a sostegno del sistema copernicano, sono intesi a rafforzarlo solo come ipotesi astronomica, non come vera descrizione del reale universo. Qua dice infatti per necessità di natura. Questo è l'argomento infatti della terza giornata. Infine, nel terzo luogo, che poi invece sarà la quarta giornata, proporrò una fantasia ingegnosa. Mi trovavo a aver detto, molti anni or sono, che l'ignoto problema del flusso del mare potrebbe ricevere qualche luce, ammesso il moto terrestre. Noi ancora non conosciamo bene in realtà le maree, ma se accettassimo la teoria copernicana magari potremmo spiegare questo fenomeno delle maree che non riusciamo a spiegarci bene. Infatti, come avevo detto, nella quarta giornata Galilei parla della questione delle maree, il tema delle maree. Questo mio detto, volando per le bocche degli uomini, aveva trovato padri caritativi che se l'adottavano per prole di proprio ingegno. Cioè, c'erano dei padri caritatevoli, attenzione qua però c'è un po' di ironia, che avevano adottato le mie idee, facendone parto del loro ingegno, e quindi le avevano prese come se fossero loro. Non si sa di preciso a chi allude qua Galilei, ce l'ha con qualcuno che si è appropriato delle sue idee, che erano volate per le bocche degli uomini, tanto che qualcuno aveva detto, ah, questa cosa l'ho pensata io. Invece no, era stata un'idea di Galilei. Ora, perché non possa mai comparire alcuno straniero, c'era sempre su con questi stranieri, che fortificandosi con l'armi nostre ci rinfacci la poca avvertenza in uno accidente così principale, ho giudicato palesare quelle probabilità che lo renderebbero persuasibile, dato che la Terra si muovesse. Per fare in modo che non ci sia nessuno, particolarmente poi gli stranieri, che prendendo per loro delle teorie che sono invece nostre, di noi italiani, fortificandosi con l'armi nostre, ci rinfacci la poca avvertenza in un accidente così principale, cioè in un fenomeno così importante, ci rinfacci di essere stati poco accorti. Ho giudicato, quindi ho deciso di mettere per iscritto, di palesare, di chiarire a tutti quanti quelle probabilità, o insomma ho deciso di rivelare quei fatti che spiegherebbero, insomma, il fenomeno del flusso e riflusso del mare, delle maree, che sarebbero quindi, come abbiamo detto, molto più comprensibili, lo renderebbero persuasibile se si ipotizzasse il movimento della Terra. Questo è appunto l'argomento della quarta giornata. Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà che se altre nazioni hanno navigato più, noi non abbiamo speculato meno.
Ah, qua fa un pochettino riferimento al fatto che in quei secoli c'erano inglesi e spagnoli e poi anche portoghesi e olandesi che andavano per mare, navigavano, scoprivano tante terre, eccetera. Ma noi italiani, almeno con l'intelligenza, almeno abbiamo, non abbiamo speculato meno, abbiamo viaggiato, insomma, indagato e riflettuto con l'intelligenza. Continua la polemica contro gli stranieri, che accusano gli italiani di ignoranza, ma non sanno che invece gli italiani sono andati molto avanti nel campo delle scienze. E che rimettersi ad asserire la fermezza della Terra e prendere il contrario solamente per capriccio matematico non nasce da non aver contezza di quant'altri ci abbia pensato, ma quand'altro non fosse da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza, la coscienza della debolezza dell'ingegno umano ci somministrano. Galilei ribadisce qui che sostenere ancora la stabilità della Terra e trattare come pura ipotesi matematica il sistema copernicano non dipende da ignoranza, ma da altre superiori ragioni, la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza, la coscienza della debolezza e dell'ingegno umano. Praticamente poi nel resto del brano dice semplicemente perché è un dialogo, è perché i protagonisti del dialogo sono Salviati e Sagredo. E infatti dice sono due... uno veneziano, Sagredo, e l'altro fiorentino, Salviati, che sono morti anzitempo, no? E quindi ho risoluto prolungare, in un certo senso ho voluto prolungare la loro vita, no? Alla fama sopra loro queste mie carte, quindi attraverso questo dialogo, quindi prolungare il ricordo di queste due pregevoli persone. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.